Questa è Miss Circle di Fundamental Paper Education in VR e oggi dovremo trovarla all'interno di una stanza segreta nella scuola di Baldi e rapirla per fare su di lei degli esperimenti completamente illegali. Prenderla a padellate, motoseghe, laser, lava e altra roba totalmente fuori di testa. Secondo voi, com'è finito questo video? Vi posso solamente dire che è successa una cosa che vi farà ridere tantissimo. Ho fatto un fail abbastanza d'assurdo. E annuncio importantissimo, ci vediamo il 21, 22 e 23 giugno, rispettivamente venerdì, sabato e domenica, al Termoli Comics and Games by QDSS, che è una fiera dove non serve pagare per entrare, non esistono biglietti, è tutto gratuito, a Termoli in Molise, per fare foto, abbracciarci e chiacchierare. In più, domenica 23 giugno, dalle 17 alle 19, farò un meet and greet all'interno della Torretta Belvedere. Quindi se non mi avete incontrato gli altri giorni potete venire direttamente lì. Troverete le indicazioni su come arrivarci sparse per tutta la città. E a tutti quelli che verranno il 21, il 22 e il 23 darò anche una sorpresina. Mi raccomando, vi aspetto in tantissimi, portate come sempre le padelle e ora godetevi il video. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Lei adesso deve darmi alcune informazioni. Perché ci troviamo nella scuola di Baldi's Basics in VR? Perché c'è Marcello? Perché ci sono dei carrelli della spesa? Come, scusi? C'è Miss Circle di Fundamental Paper Education. Sì, ma non siamo sul vero Baldi, siamo in VR. Cosa ci fa in VR? Perché Baldi sta ballando? Sta baldando perché... No, 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 capo, capo, non mi può picchiare. Deve essere la brutta influenza di questa scuola. Senti, pelato, dai al posto tuo, hai capito? Io sono qui per lavoro, io faccio il lavoro, hai capito che faccio il lavoro? Io entro, uccido tutti e poi esco. Sì, uccido anche te, stai fermo lì, che vuoi? Oh! Ti do un destro in testa che ti coloro la pelata di rosso. Vieni qua, nel carrello ti picco, nel carrello, ecco a che cosa servono i carrelli, imbecille. Mi ho spaccato la ruota del carrello in testa. Marameo. Che c'è? Eh? Che c'è? Ciao bro, anche tu fai marameo quando sei bravo. Allora, patti chiari, amicizia lunga. Entriamo insieme nella scuola come ai vecchi tempi. Facciamo una missione di svuotaggio. Capiamo dove si trova Miss Circle. La prendiamo e la distruggiamo. E probabilmente, sai dove si nasconde? Nella stanza segreta alla fine di Baldi's Basics. Se la troviamo prima, oh, tanto di guadagnato, iniziamo a torturarla. Ah la 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 la. Quanto mi piace giocare con te. No, scusa, scusa, volevo lanciarlo oltre la staccionata, ma a quanto pare non si può fare. Ti metto nel carrello. Va bene, non ti metto nel carrello. Oh, ci hanno lasciato un po' di armi. Grazie capo, gentilissimo. Sta cosa enorme serve per ammazzare Miss Circle. Ho capito che lì al posto della mano c'ha il compasso. Posso avere anch'io al posto della mano una spada. Guarda, c'ho la mano spada. Sono il più forte del mondo. Mano spada. No, questa è mano normale, questa è mano pugno. Mano spada. Guarda, guarda un motorino. Sono pazzo. Sono completamente andato di testa e la spada piano piano si sta conficcando nella roccia. Capito Marcello? Perché tu c'hai dei pettorali di roccia. Sarò io il valoroso guerriero che riuscirà ad alzare la spada nel pettorale di Marcello. Mi serve uno psicologo. Upsidesi. Oh guarda, ti piace capo? Capo venga qua, venga a giocare con me. Baldi, Baldi anche lui è pelato. Guardi, gioca con lui. Oh mamma mia. Aspetta, dammi la spada. Dammi la spada. No, non mi posso. Aspetta che c'è, già avevo visto una pistola qua da qualche parte. Ok, dammi la pistola, dammi i caricatori. Ah, aspetta, ah, i caricatori devo prenderli a mano. Aspetta, ma questo è il caricatore. Ma scusa, ma questo è il caricatore. Oh, ma mi ha dato i caricatori della pistola sbagliata. Come li faccio a inserire? Come, che sta succedendo al mio braccio? Ho preso due caricatori. Ma che è diventato One Piece? Lei, che devo fare? Mi date dei caricatori? Mi date... capito di essere Spider-Man, ma mi sembra eccessivo.
Staccati! Non si stacca. Ragazzi, c'è il caricatore attaccato. Posso metterlo qua? Marcello, una domanda. Vieni qua, papà. Sai per caso come si toglie il caricatore da qua? No, vuoi mangiartelo? Assaggia. Guarda quando è buono il caricatore. Non lo riesco a togliere. Non lo riesco a staccare. Non si stacca. Maledetta stupida ragnatele. Dice che quella volta il ragno radioattivo mi doveva pungere. Non un serpente, un leone, il ragno. Il ragno con le ragnatele. Ah, ce l'ho fatta. Posso usare il carrello per entrare così, senza destare sospetti? Salvi, sono venuto a fare la spesa. Ah, questa è una scuola. Non c'è problema, salve, grazie, arrivederci. Non la faccio più la spesa. Non è vero, sono pazza. Muori! No, questo mi sa che non muore. Questo mi sa che non muore. Ricarichiamo un attimo. Allora, Baldi, tutto a posto. Allora, mi serve prendere un attimo questa bella spada. Spostati dalla spada. Quindi, Baldi non muore a colpi di spada. Fantastico. Spero che almeno Miss Circle muoia. In generale, poi che usiamo la spada. O che non usiamo. Sì, ale, papere, pepepe. Allora, mo lasciamo questa. O lasciamo questo. Ambarabà, cicci, cocco. Quale fucile lascerò? Il fucile ha ucciso Baldi. Ambarabà, cicci, cocco. Quindi, questo fucile a pompa lo lasciamo. Tiè, prenditelo. E ci teniamo. No, ma questo l'ho già usato. Là, dammi il fucile a pompa, che è più interessante. Mettiamo. Allora, aspetta, fucile a pompa. Mettiamo qua la spada, qua. Questo serve per dai pugni. Boh! Boh! Ma perché più mi avvicino, più diventa piccolo? Mi scusa, sa qualcosa. Boh! Ah! Mamma mia! One Punch Man! Punk Punch! Venga qua, venga qua! Aspetta, un altro pugno, un altro pugno. Wow, sì, aspetta, lo posso prendere anche al volo? Vediamo, vai. Wow, bello, sì, i pugni. C'è nessuno, no, c'è nessuno. Wow, no, l'ho buggato, perfetto. Tienitelo, wow. Wow, wow, One Punch Man. Wow, wow. Te, tua zia, allora, patti chiari, amicizia molto, molto corta. Io sono qui per cercare una persona, non due, non tre, una persona. Che cos'è sta roba? Un albero. Che bello. Posso passare attraverso gli alberi? Ok, siamo effettivamente nella scuola di Baldi's Basics. Dammi la spada. No, questo è il fucile. Ma la spada. Ma scusa, ma la spada. No, ho lasciato la spada indietro. Ho lasciato la spada indietro. Sono armato di fucile a pompa. Quindi non muovetevi. Non fate un passo. Non azzardatevi a fare. Non azzardatevi a fare nulla. Ecco la spada. Baldi, stai molto attento. Baldi, stai molto. Bow, bow, bow. Sì, sì. Ammazza, ammazza. Ah, sono pazzo. Ok, ricarichiamo una. Ricarichiamo una. Un attimo, a posto, un secondo, due, tre, qua, sì. Il caricatore più veloce del Far Webster. Vai, perfetto. Hai visto che trick shot ho fatto? Perfetto, a posto. La spada ce l'ho, da che parte andiamo? Allora, exit è questa. E lì abbiamo ammazzato Marcello. Quindi io direi di andare da questa parte. C'è nessun... C'è Marcello pelato. No, no, aspetta, allora, qua dobbiamo capire una cosa molto importante. No, Marcello pelato. Ah, questo è un combattimento all'ultimo sangue. Questa è Sparta. Mori, mori, mori. Oh, fermo un attimo, un attimo. E allora, appoggia la spada qua. Carica il fucile a pompa. Perfetto. Cioè, io tutto sto bordello e tu sei morto? Aspetta un secondo, che mai dire mai. Pow! Perfetto, adesso è morto realmente. Dovete però spiegarmi come ha fatto a morire. Nel dubbio, aspetta un secondo che ti trafiggo la testa. Mi sono fatto malissimo. Non fa niente. Ti trafiggo la testa con la... Ok, a posto. Diventato un'oliva su uno stuzzicadenti. Perfetto. Continuiamo la nostra ascesa verso il regno delle tenebre. Qua c'è qualcuno. Non mi ha visto. Ok, lo punto. Vai, lancio la spada. No, sbaglia. Che cosa? È diventato un fucile. La spada fucile. Wow, fratello. Wow. Quella è una spada fucile. Questo è un fucile vero. Sono pazzo, vero? Sono pazzo, vero? Su postina. Sono pazzo. Ti è scaricato il fucile. Wow, lo spado fucile. Questo invece è il fucile spada. Perché tu lo giri così, tipo. No, non si gira. Lo giri. Come si gira? Vabbè, non si gira. Insomma, è una spada che può diventare un fucile. Quella è un fucile che... No, mi sto confondendo, va bene? Questa è una spada e quello è un fucile. Basta. Dobbiamo trovare Miss Circle. Si dice che dal riflesso della spada si vedano i propri peccati. Qual è il tuo peccato, Baldi's il Basico? Non hai peccati? Tu non me la racconti giusta. Vai, vai. Guarda, guarda quanto è forte rispetto alla spada. Ma se io ti faccio così? No, niente, non muoio. Meno male non è un Nexbot. Procediamo.
Aiuto, questo corrisponde al muro di casa mia? Sì, mi devo girare di qua. Perfetto. Allora io sono armato con una spada gigantesca. Oh, frat! Quindi stiamo molto attenti. Molto, molto attenti. Ha capito? Un altro Marcello. Tre Marcello. Oh, preso. E uno. Tu, muori. No, la spada sul soffitto. No, la spada nella roba. Questo è ancora vivo. Aspetta. No. Ehi, stai a terra. A te, siediti. Bravo, a papà. Così, oui. Stai seduto. Non ti puoi mangiare la sedia. Te l'ho detto mille volte. Tu che cosa guardi, eh? Oh, stai zitto. Tu, professore, mi ha messo 5 al voto di matematica. Io meritavo almeno 5 e mezzo. Almeno 5 e mezzo. Almeno 5 e mezzo. 5 e mezzo. Mettimi 5 e mezzo. Mettimi 5 e mezzo. Mettimi 5 e mezzo. Mettimelo. 5 e mezzo. Almeno 5 e mezzo. Ok, grazie mille, ridammi la spada. Continuiamo la nostra ricerca di Miss Cerchio. Qui ho visto un robot. Dite che fare le domande al robot ha senso? Mi scusa, ha visto Miss Cerchio? Robottino, ehi, robottino, no, robottino, no. Telecamere? No, telecamere no, 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 dai, sit, shame. Tra l'altro sono arrivato in una delle stanze più grandi del gioco. Aspetta, fammi fare così, ce l'ho la pistola, perfetto, altro che coltello e pistola, spada e pistola. Ehi, sto entrando. Tu cosa? C'è Cerchio! Perché sta sopra il banco? Oh, no! Ho capito perché sta lì sopra. Sta dicendo a tutti i Marcelli tipo: trovate Spider-Man e picchiatelo. Insomma, che cosa vuoi fare? Dove va? Dove sta andando? Stai buona. No, questo è ancora vivo. Stai giù. Shh, silenzio. Mi sta andando a picchiare? No, ma la mia missione è ucciderla. Però se lei uccide loro vuol dire che è buona. Ma a me lo sai che cosa me ne frega? Che tu mi hai distrutto quando ho giocato a Fundamental Paper Education. Mo stai qua. Vai, ti copro con la spada. Stai ferma. Stai ferma e buona. Stai ferma. Non ti farlo. Non te lo farlo ripetere due volte. Non te lo farlo ripeterlo. Stai ferma un attimo là. Questa è Sparta! Sì, ci t'accanna! Da quando si passa? Quella sta ancora là. Sì, buongiorno. Li ho già uccisi tutti praticamente. Dite che. Allora, fammi fare un test. Se io la lanciassi tipo così la spada. Aspetta. Vai! Lo lancia. Stai fermo. Oh, miss Cerchi. Oh, ti ho detto. Stai ferma là un secondo. Uno. Questi sono due. Un secondo devi stare fermo. Uno. Allora, fatti chiari e amicizia lunga. Lui nel frattempo non mi sta sentendo. Ti ho detto stai zitto. Stai zitto. No, abbassa ste mani. Ti ho detto che se adesso abbassa le gambe, pasito. Suavesito. Abbassa le mani. Questa è la canzone di tu che muori domani. Ma è tutta una bugia, perché muori oggi. Stupido. Così ti impari, becille. Dunque, ora veniamo a noi. Allora, ne ho ucciso 1, 2, 3 e 4. Perché lì non c'è? Dobbiamo effettivamente finire Baldis? È scappata nella stanza segreta di Baldis? Quello lì chi è? C'è un telefono gigante. Aspetta che devo chiamare mamma. Gli dico che torno per cena. No, pranzo. Che ore sono? Non c'ho l'orologio. Allora, 3, 5, 5 8, 8, 8 6, 6, 6. 4, 7. Mamma, sì, mi senti? Torno per cena. Che hai fatto? I broccoli. Non torno più per cena. Ah, le patate al forno con i broccoli, a posto. Leva i broccoli e lascia le patate al forno. Io ho una missione da intraprendere. Guarda, prendo velocità col mio motorino. Aspetta, qua c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Bam, bam, bam. Qua è chiusa l'uscita, perfetto. Bam. Sto arrivando. Qua non c'è nessuno. Sto arrivando, stavo dando la precedenza. Bam, 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 bam. Bam. Ma? Qua è dove? Cioè, praticamente io ho ucciso sto tizio qua. Cioè, non è che l'ho ucciso proprio qua. L'ho fatto buggare qui. Poi sono tornato indietro, ma alla girata ce n'era un altro. Vieni a conoscere la tua famiglia. A posto. Sono fratelli, aspetta che facciamo un bel arrosticino. Allora, tu mettiti qua. A posto così. Poi prendiamo questo e facciamo. Ehi! Un arrosticino di carne umana. Che ve ne pare? Allora, adesso però
So come uscire di qui. Basta tirare un pugno al lucchetto. Anzi, non un pugno. Non ho più il fucile. Ok, questa non mi serve. Ho ancora la pistola. Basta far saltare in aria il lucchetto. Qua c'è nessuno, no? Basta far saltare in aria questo lucchetto. Ma? È lì? Ok, adesso lo facciamo saltare in aria e proviamo. Dove sono finito? Sono di nuovo nel muro di camera mia. Vai. No, questo non funziona. Ah, aspetta. Forse il lucchetto della sala grande. Qui non c'è. Oh, sti muri. Qua c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Perfetto. Qua c'era un'altra stanza. No, non c'era nessuna stanza. Perfetto. Facciamo saltare in aria questo lucchetto e lanciamoci contro come dei pazzi. 3, 2, 1. Ok, ok. Ci sto provando. E adesso vediamo se si distrugge. Let's go, let's go. Non ci credo. Ha funzionato. C'è una motosega. Va bene. A che cosa mi dovrebbe servire la motosega? Come si accende? L'ho accesa? Come si accende la motosega? Non funziona. Aspetta un secondo. Come si accende sta cosa? L'ho accesa. L'ho accesa. Zin, 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 zin. Baldi. Baldi, oppure chiunque ci sia. Spavento. Ciao Baldi. Ti serve una tagliatina di collo? Che c'è, mi volete abbracciare? Piacere, Miss Sirk, Miss Cerchi. Vabbè, insomma, piacere. Il mio nome è Pogodog, si ricorda di me? Certo, su Fundamental Paper Education, che ho portato sul secondo canale gaming Pogodongo. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Tu mi hai fatto passare le pene dell'inferno, quindi... Zadadadadà, ne rimarrà solo una di voi. È proprio quella persona, proprio quella Miss Circle. Verrà lanciata nella lava o nei laser, in base a come mi trovo. Boom! Voi state pensando che userò sempre la motosega? E no, la motosega non mi serve più. Oh, perché adesso facciamo a modo mio. Pow! Su, su, pow! Vieni qua, vieni qua. Pow! Vieni, vieni, pa! Ah, sì, vieni con la tua mano compasso. Vieni con la tua mano. In qua, contro il muro. Contro il muro. Pa! Vieni con la tua mano compasso. Vediamola, sta. Spostati. Vediamola, sta mano compasso. Ah, che bella. Che bella. La mano compasso. Brava, brava. Cecati da sola con la mano compasso. Dov'è la padella? Dov'è la padella? Devo darle un colpo preciso per addormentarla. Johnny, nel momento in cui do il colpo e l'addormento, teletrasportala vicino ai laser. 3, 2, 1. Pow! Oh, Johnny, mamma mia, che professionalità. Ciao, Miss Circle. Come... Vabbè, lasciamo perdere. Bella manina, ciao. Ciao. Stai nei laser. Ah, ma non è finita qui. Non è finita qui, Johnny. Spero che tu l'abbia fatto, perché adesso proviamo una cosa molto divertente. Oh, bravo, bravo. Oh, adesso non servirà la leva per buttarti nella lava. Ti ci butterò io. Vieni qua. Saliamo. Voliamo insieme. Voliamo insieme. Sei pesante, eh? Aspetta. No, 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 no. Finiamo insieme nella lava. No, 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 no. Va bene? Va bene? Body slam! Muori! Al prossimo video!